Ancora pace e bene e sempre a tutti, ragazzi, ragazze, giovani, meno giovani, anziani e malati. Vogliamo stasera dire una parola sul sacerdozio di Padre Pio. In sintesi, lui dice: io mi faccio vittima come Gesù. Sono riuscita ad avere il ricordino di Padre Pio della sua messa. Quando uno di noi diventa prete, stampa dei ricordini. Anche Padre Pio ha stampato un suo ricordino. Dice così: Gesù, mio sospiro e mia vita, oggi trepidante ti elevo in un mistero di amore. Con te io sia per il mondo via, verità e vita, e per te, sacerdote, vittima perfetta. Su questa parola Padre Pio ha giocato la sua vita, vittima perfetta, perché uno degli insegnamenti che ci davano e che Padre Pio ha ricevuto era questo: quando il sacerdote consacra, dice messa, lo fa, si dice in latino, ma facile, in persona Christi, come se fosse Gesù. Quando un prete dice: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, è un dono grande se riesce a dirlo anche in prima persona, perché il sacerdozio altro non è che prestare la propria vita a Gesù, perché Gesù possa vivere attraverso il prete la sua missione nei secoli. Santa Caterina da Siena, sappiamo tutti, diceva: se incontro l'angelo custode e un sacerdote, io mi inginocchio davanti al sacerdote e saluto così, solo garbatamente, l'angelo custode. E allora voi che ascoltate, che ci vedete, per favore pregate per noi sacerdoti, perché noi siamo solo strumenti, matita, e dovremmo essere docili e obbedienti alla voce di Gesù che dice: andate in tutto il mondo e annunziate il Vangelo, cioè la gioia, a tutti i popoli. Amen.